Assisi, Rocca Sant'Angelo, comunità famiglie di Betlemme. Siamo a metà marzo, ma dobbiamo tornare su un increscioso evento dell'inizio di questo mese, il 4 marzo, quando la Francia ha inserito nella sua Costituzione il diritto all'aborto delle donne. Una mossa che fa vantare i francesi, il presidente Macron e così via, e che addirittura pretendono di esportare questa ventata di liberazione in tutto il mondo. Donne di tutto il mondo, rallegratevi, perché anche nelle costituzioni e leggi dei vostri paesi ci sarà la libertà di abortire. Potrete perciò fare all'amore col vostro coniuge, se coniuge, si parla di coniuge ancora, o partner, come volete, e se per caso starete con un altro uomo, non vi preoccupate, se succede quell'increscioso accidente che conciverete una vita, potete sempre sopprimerla al tempo in cui vorrete. Ecco, ma siamo arrivati a questo punto e la Francia vanta, che lunghi applausi all'Assemblea Nazionale. Questi francesi sembra che continuino la loro presunzione, la loro arroganza di volere portare nel mondo, disseminare i nefasti valori di quella rivoluzione francese che ha fatto più danno della grandine, perché ha portato nel mondo una ventata di ribellioni alla legge di Dio sulla base di quella liberté, égalité, fraternité che, ma dov'è mai? Quante guerre, quante stragi! Quella rivoluzione francese è stato un evento infausto per la Francia stessa e poi per tutta l'Europa, dove il grande Napoleone ha portato a morire le sue truppe, dai deserti dell'Egitto alle steppe della Russia, in nome, della rivoluzione francese. Il grande esportatore della rivoluzione francese è stato Napoleone. E ora la Francia non paga del danno che ha fatto, vuole esportare i principi dell'apostasia. Ma cos'è l'apostasia? Apostasia significa, in paesi dove una volta c'era una cultura cristiana e la Francia era considerata la figlia prediletta della Chiesa, era un paese dove sono fioriti molti santi, beh, ricordiamo Santa Giovanna d'Arco, ricordiamo San Martino di Tours e così via. Ora è diventata la patria dell'apostasia, prendere distanze da rinnegare la fede cristiana e vantarsi di questo. Ecco, io quando vedo nelle città intorno che i comuni vogliono dedicare questa piazza, quella via alla Rivoluzione Francese, mi chiedo: ma che fanno? Ma quella Rivoluzione Francese è stata un periodo di terrore, un periodo di lutto in cui le ghigliottine lavoravano senza posa, in cui quella regione dell'ovest della Francia, sull'Atlantico, la Vandea, è stato oggetto di stermini, il primo genocidio della storia moderna è avvenuto nella Francia post-rivoluzionaria, e ancora intestano le piazze o le strade alla rivoluzione francese. Ma questo il ministro Tajani della nostra Italia, ministro degli esteri, ha detto che togliere la croce dai luoghi sacri, come è successo recentemente, vabbè, in un poster della rivoluzione, del prossimo Olimpiadi, togliere la croce dai luoghi sacri è un segno non di libertà ma di stupidità. Questo l'ha detto il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani. Liberté, égalité, fraternité, io aggiungo sans-Dieu, e dico anche stupidité. La storia è storia. Si vuole rinnegare, ma questo è già stato fatto nella Costituzione dell'Unione Europea, si vogliono rinnegare le radici cristiane, come se San Benedetto non ci fosse stato. Ma in nome di che cosa? Del laicismo. La parola deriva da laos, popolo. È il popolo che decide, il popolo. E quindi dobbiamo tornare su un argomento su cui già siamo venuti, perché io credo che ogni giorno, prima di sentire le news che ci affascinano così tanto, dovremmo
leggere e rileggere un salmo delle Sacre Scritture ed è il salmo numero 2, un salmo profetico che secoli fa fotografa quello che sta succedendo nel nostro tempo. Vi leggo solo i primi versetti. È scritto: perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli, insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore, contro il suo Messia, contro Cristo. Una congiura cosmica, non solo dei governanti, dei leader alla Macron, ma anche dei popoli. Un voler estromettere dalla vita del mondo Dio che l'ha creato, Dio che è venuto a calarsi su questa umanità per la nostra salvezza, Dio che nella persona di Cristo è morto in croce, vuole fare a meno, quindi via le croci. Allora, su una cappella dedicata in cui c'è la tomba di Napoleone, non so come mai, e c'è una croce sopra. Un disegnatore che è stato incaricato di fare un manifesto per le prossime Olimpiadi, purtroppo dovremo parlare molto della Francia nei prossimi mesi, ha voluto togliere da questo dome, da questa cupola, la croce, l'ha fatta sparire dal suo disegno, perché la croce è scomoda, dobbiamo essere aperti a tutto. Questa è la stupidità. Ma siamo in clima di apostasia. Allora, se anche questi eventi ci portano a capire meglio in che tempo stiamo vivendo nell'apostasia a ogni livello, oserei dire anche ahimè, negli alti vertici della nostra Chiesa. Apostasia, quella che era vero fino a qualche generazione fa, ora non è più vero, però viene sottaciuto, viene messo in secondo ordine. E qui dobbiamo avere il coraggio di leggere da una lettera. E leggo dalla lettera ai Tessalonicesi, parla molto del ritorno di Cristo. Questa lettera dice: il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. È la testimonianza della Chiesa, sale della terra. Solo allora sarà rivelato l'empio. Qui stiamo aspettando l'Anticristo, già ci sono tutti i sintomi. E il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. E sì, perché Cristo ritorna e questi grandi della terra non pensano che un giorno il Signore li smaschererà quando tornerà. E allora qui dice: la venuta di questo inquietante personaggio dell'Anticristo avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. L'amore della verità. Noi abbiamo la verità, grazie a Dio, nella parola di Dio, abbiamo la verità codificata in 20 secoli della nostra Chiesa e teniamocela stretta. Allora, la Francia faccia pure la sua parte di paladino. Paladina dell'apostasia, diffonda i suoi errori nel mondo come l'ha fatto il comunismo, si faccia gente del diavolo in nome della liberté, fraternité, égalité, ma noi non caschiamo in questo inganno. La vera libertà la porta a Cristo, la porta libertà dal peccato, dalla menzogna. La vera uguaglianza è tra fratelli in Cristo. E la vera fraternità non è quella di fratelli tutti, è con quanti aprono il cuore all'amore della verità per essere salvati. Amore e pace.